che speravo che il caldone fosse finito. Vabbè, niente. Portiamo pazienza ancora qualche giorno, poi speriamo che arrivi il fresco. Scusate ragazzi, benvenuti a tutti e oggi voglio parlarvi, anzi voglio farvi una domanda. Secondo voi un top di gamma, parlo di top di gamma, che ha uno spessore di circa 7,9 mm, una batteria da 4000 mAh, uno schermo dual edge, AMOLED, da 6.47 pollici, Full HD Plus, audio stereo, esperienza Android stock. Non è tutto quello che si potrebbe desiderare da un top di gamma? Se ci aggiungiamo anche una fotocamera da 48 megapixel con apertura f1.75? Secondo me sono caratteristiche che non potrebbero mancare su un top di gamma. E aggiungo, più di un'impermeabilità, più di altri aspetti che invece sono trascurabili. Vi sto parlando di lui, di ZTE Axon 10 Pro. Un top di gamma a tutti gli effetti. Non è blasonato, non è conosciuto, non è famoso come quelli con i nomi altisonanti che conosciamo tutti, ma vi assicuro che oltre alla sostanza, qui c'è della potenza allo stato puro. Sapete che io non sono un tipo da benchmark, ma questo ha una velocità, una reattività, uno sprint che tanti altri concorrenti non hanno. A bordo abbiamo lo Snapdragon 855 octa-core ed è arrivato a fare su AnTuTu V8 ben 437.000 e rotti punti. Io non sono un tipo da benchmark, ma secondo me questo è un dato. L'ho provato intensamente per una decina di giorni e mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta. Il comparto fotografico mi ha stupito, delle foto eccellenti. Abbiamo con l'ultimo aggiornamento anche implementato uno zoom ibrido fino a 20x, ovviamente digitale. Lui arriva comunque fino a uno zoom ottico 3x ed è tanta roba. I video sono stabilizzati così, anche se sono buoni, devo dire, ma il reparto fotografico, le foto, mi hanno davvero stupito. Insomma, è una scoperta che ho fatto, non mi aspettavo. Ringrazio ancora Stefano per avermelo mandato. Guardate quanto è bello questo blu. Tra l'altro abbiamo appena fatto applicare le pellicole Mobile Outfitters e per l'occasione ringrazio Michael del centro GameStop che si trova ai Petali a Reggio Emilia. Grazie ancora a Michael. Abbiamo l'Always On persistente e un display AMOLED davvero bello. Davanti ricorda molto il P30 Pro. Icone molto ben definite, colori naturali, davvero un ottimo display nonostante io non impazzisca per i display dual edge. Preferisco in generale quelli flat. Reattività, usabilità, durata della batteria, esperienza d'uso, come dicevo, nel quotidiano, davvero soddisfacente in tutto e per tutto. Uno smartphone completo. Abbiamo già detto tutto quello che riguarda la scheda tecnica e vi rimando all'unboxing. Intanto vi ringrazio per il supporto e saluto tutti i nostri gruppi su Telegram, lo zio Bob, Bobax Group, tutti quelli del gruppo, Malati di Smartphone, Honor 20 e View20, Channel di San Friends, tutti gli altri nostri gruppi dedicati al mondo Xiaomi, il nostro canale di offerte, vi ricordo Channel di 2017, sempre su Telegram. Trovate tutte le offerte aggiornate, siamo più di 10.000. Adesso a banco vi faccio vedere come mi sono trovato con lui e vi racconto la mia esperienza. Allora, eccoci qua con ZTE Axon 10 Pro. Uno smartphone che mi ha stupito in tutti i sensi. Partiamo guardando il display, guardate com'è bello. Qui abbiamo, ripeto, già installata la pellicola Mobile Outfitters e sembra che non si veda. Per l'occasione ringrazio ancora Michael che è stato bravissimo e molto preciso. Adesso aumentiamo la luminosità. La luminosità massima non è altissima, devo dire, su questo pannello, però anche la luminosità automatica lavora molto bene, si comporta molto bene, non ha degli sbalzi troppo alti o troppo bassi in relazione all'ambiente che lo circonda. E abbiamo un Full HD Plus con una risoluzione da 1080x2340 pixel, da 6.47 pollici, 4000 mAh di batteria non rimovibile, supporto alla ricarica wireless con processore Snapdragon 855 e 6 GB LPDDR4X
più 128 giga UFS 2.1 espandibile, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, viva voce, lettore MP3, manca la radio FM. Il Always On è sempre molto visibile, le notifiche arrivano tutte, non ho dovuto utilizzare app di terze parti. C'è lo sblocco del telefono sotto al display, non è velocissimo, guardate, è veloce ma non una scheggia. Facciamo un piccolo confronto con OnePlus 7. Vedete che OnePlus 7 come sblocco è un po' più veloce. Anzi, è decisamente più veloce. Lo sblocco volto è veloce invece. Vediamo chi arriva prima. Siamo davvero lì, eh? È un pelo più veloce OnePlus 7, ma di poco. Comunque sono frazioni di secondo, sono cose di poco conto. Andiamo a vedere i colori. Davvero bellissimo il display. L'effetto curvo è ottimo, neri perfetti, ottimi contrasti e saturazione mai troppo alta. Qui abbiamo le gesture, vedete? Ho attivato le gesture a tutto schermo che sono molto molto comode. Sono semplicissime. Swipe verso sinistra per tornare alla schermata precedente, swipe verso l'alto in mezzo per tornare al menu, tenendo premuto invece mi fa vedere le app in background, avete visto? Poi faccio di nuovo uno swipe verso l'alto e mi ritorna alla home. Vediamo le foto velocemente, poi vi farò vedere le foto che ha fatto lui, scattate da lui, che sono veramente belle, a parte i tecnicismi. Molto belli i colori, non troppo saturi come dicevo per essere un AMOLED, e non bisogna andare neanche troppo a smanettare con le impostazioni. Ottimi i bianchi e ottimi i contrasti, il rosso molto bello, non troppo sparato, mi piace, così come queste tonalità arancioni. La densità dei pixel è di 398 ppi e il rapporto schermo display è di 87.96%. È dotata anche di flash LED, abbiamo detto già zoom ottico fino a 3x, ibrido fino a 20x, registrazione video 4K fino a 30 fps, la grandangolare da 20 megapixel ha un'apertura di 125 gradi e vi assicuro che è una delle migliori grandangolari che ho provato quest'anno, non tanto per la risoluzione che è altissima, perché di solito hanno tutte una risoluzione da 13 o da 16 megapixel, ma in più è una di quelle che distorce meno le immagini. Proprio anzi, non distorce per niente, ha un'antidistorsione e che viene applicato in modo simultaneo e automatico sulla foto e non distorce nulla. E l'altra grandangolare che metto sullo stesso livello che ho provato quest'anno è quello dello Zenfone 6, che ha una 13 megapixel che non distorce le immagini. Per la profondità di campo abbiamo detto che c'è un sensore ToF da 8 megapixel, la videocamera frontale registra fino a 720 a 30 fps. Purtroppo ancora i prezzi sono molto alti, e i prezzi minori attuali si aggirano poco sotto i 700 euro, quindi abbiamo ancora dei prezzi molto alti per questo device, che è un device sì di nicchia ma ha il suo costo, e abbiamo prezzi anche che si aggirano attorno ai 900 ancora, 850-900 euro. I prezzi minori variano attorno ai 600-650. È molto sottile, 7.9 mm, pur avendo in sé una 4000 mAh, che ha un consumo veramente perfetto per quanto riguarda l'ottimizzazione, e vi garantisco che arriva a quasi 2 giorni con un utilizzo, diciamo, normale. Le misure 159,2 x 73,4 x 7.9 mm, come abbiamo appena detto, per un peso di 175 grammi. In download abbiamo 2 giga di velocità e in upload 316 mega. Snapdragon 855 e scheda video Adreno 640. Allora, le aperture delle tre fotocamere sono f1.7, f2.2 e f2.4, mentre quella frontale una 20 megapixel con apertura f2.2. L'HDR lavora molto bene. Per quanto riguarda la connettività abbiamo un Bluetooth 5.0, AD2P LE, Type-C 3.1 con uscita video e GPS con AGPS e GLONASS. NFC presente. Wi-Fi 802.11ab
GNAC. Bene, ricordati tutti questi dati tecnici, andiamo a vedere le impostazioni di sistema. Informazioni sul telefono: Axon 10 Pro, ZTE A20 20G è il nome. Abbiamo il sensore, abbiamo detto, qui non è indicato, ma il sensore della fotocamera è un Samsung GM1 che si comporta davvero bene. Non ho trovato grosse differenze con i sensori Sony IMX586 di ultima generazione. La reattività è massima davvero. Vediamo subito quanto ci mette ad aprire le varie applicazioni. Andiamo a chiudere tutto. Chiudiamo tutto anche qui. Proviamo ad aprire YouTube. Sono curioso di vedere, è la prima volta che lo faccio, eh. Ah, li metto entrambi sotto rete dati. Qui abbiamo Team e qui abbiamo Iliad. Vediamo. 1, 2, 3. Siamo lì, eh. Proviamo col Play Store. Velocissimo, veramente veloce. E qua ricordo che invece abbiamo 8 GB di RAM e 256 UFS 3.0, eh. Quindi la differenza sulla carta c'è, ma questo non gli è secondo, in ogni caso. Fotocamera. Maps. 1, 2... siamo davvero, davvero lì, eh. Impostazioni. La velocità è molto simile, ragazzi. Intanto proviamo la parte multimediale e l'audio. Ha un audio molto alto, ragazzi. Ecco, mettiamo una recensione dello zio. Andatela a vedere questa recensione del Galaxy Note 10 Plus. Molto molto bella, come sempre. Si sente molto bene, sentite grande, l'audio. Potente, con la killer feature della S Pen. Quest'anno Samsung ce ne propone ben due. Io sono lo zio Bob Axe. E questo è Samsung Galaxy Note 10 Plus. Devo ammettere che sin dalle prime immagini circolate in rete sulle Note 10 Plus è stereo l'audio, qua escono i toni molto molto alti e qui tutti i toni medi e i toni bassi, quindi praticamente la maggior parte dell'audio, diciamo il 70% della potenza dell'audio, esce da qui. Però ha comunque un audio stereo molto molto alto. Poi la parte telefonica, devo dire, sono soddisfattissimo. Abbiamo il 4G Plus con l'aggregazione delle bande e il Volte. Qui con Iliad ovviamente il Volte non è attivo perché ancora non è supportato dall'operatore, però abbiamo provato anche con Team, è presente, però con Iliad ricezione veramente massima. Quasi 5 tacche sempre in questa stanza che fa veramente fatica a ricevere. Le telefonate sono perfette, il suono si sente benissimo, fin troppo alto in capsula a volte, devo abbassare qualche volta perché mi sfonda i timpani, quindi l'audio è eccellente e anche dall'altra parte l'interlocutore ci sente molto molto bene. Quindi la parte telefonica promossa a pieni voti, così come la ricezione anche in wifi, guardate che qui prende al massimo e ho il modem in soggiorno e qui ho la stanza con due muri e una porta chiusa in questo momento e prende al massimo, perciò grandissima ricezione. Se chiami da viva voce è molto alto, sei soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore, i dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile. Perfetto anche in macchina, non avete problemi perché si sente altissimo, non avrete mai il suono coperto da altri rumori esterni. Non è presente il jack da 3,5 mm, ci vuole un adattatore USB che è in confezione. Qui sotto non abbiamo un microfono per la riduzione dei rumori, ma c'è nella parte alta, qua in alto, e non ci sono gli infrarossi. Passiamo alle foto che mi hanno stupito letteralmente e vi faccio vedere partendo dalle prime in ordine cronologico. Ecco qua, con pochissima luce, già si comporta molto bene, anche zoomando, impasta un pochino, diciamo che rispetto al OnePlus 7 impasta un po' di più, comunque in generale la foto viene bene. Anche qui, guardate le foglie, ben scontornate, anche se allontanandosi si impastano un po'. Anche qui con poca luce, molto bene, guardate i dettagli. Modalità standard, modalità grandangolo, guardate che non ha assolutamente distorto l'immagine. E zoom ottico 3x, molto molto bene. Anche qui i dettagli delle scritte ottimi. Guardate questo soffitto di paglia Vimini,
guardate i dettagli, com'è ben riprodotto. Qui, grand'angolo, senza distorsione, guardate che notare che i pali rimangono sempre dritti. Qui una macro, bellissimo questo fiore, molto ben scontornato. Qui modalità normale, modalità zoom 3x. Anche qui grand'angolo, senza distorsioni, come già ho ribadito, ed è una cosa molto molto importante questa. Modalità standard e modalità invece zoom ottico 3x. Fantastiche foto, soprattutto di giorno. Anche qui modalità normale, modalità zoom ottico 3x. Guardate i dettagli del legno. E qui grand'angolo, una delle migliori grand'angolari provate. Qua con intelligenza artificiale attiva, colori un pochino più saturi, ma rimangono comunque molto naturali in generale. Grand'angolo anche qui e zoom ottico 3x. Qui selfie ritratto anche qua. E poi vi faccio andare i video. Ah, qua invece, qua effetto scontornamento ritratto, guardate primo piano, notare il primo piano, i capelli molto ben scontornati e qui negli interni con poca luce. Se l'è cavata decisamente bene. Vi faccio vedere adesso i video. Vi faccio video selfie con ZTE Axon 10 Pro. Stiamo camminando in giardino. Mi direte come stabilizza e soprattutto anche l'audio. Tanto un salutone a tutti gli amici di Channelist da Pasqui. Ciao! Oggi bella giornata, molto bene si sta oggi. C'è freschino, c'è dell'arietta. Bene, molto bene. Zanzare permettendo sempre qua da noi, eh. Modalità ritratto frontale Axon 10 Pro. Ciao! Video a 1080p 30fps con ZTE Axon 10 Pro. Facciamo una camminata, così mi dite come stabilizza. Facciamo anche una messa a fuoco rapida, molto buono direi. C'è anche vento, siamo in controluce qui. Molto bene, messa a fuoco senza indecisioni. Passiamo ora alla grandangolare, che sempre durante il video si può utilizzare tranquillamente e non distorce. Guardate la bontà di questa grandangolare, che anche rispetto al Note 10 Galaxy distorce decisamente meno le immagini. E ora allo zoom ottico 3x. Guardate quanto avvicina gli oggetti. Vediamo questa catasta di legna, siamo molto lontani. Modalità normale, grand'angolo, zoom 3x. Poi mi direte sull'audio e sulla stabilizzazione. Ciao amici, ora video in 4K sempre con ZTE Axon 10 Pro. In questa modalità si possono scattare foto durante il video, ma non si può passare dalla grand'angolare alla standard alla funzione zoom ottico. Vediamo come stabilizza, camminata veloce, non male, non sembra male. Saluta, ciao. Ciao. Qui la messa a fuoco è altrettanto buona come nella modalità full HD, quindi niente da dire. Poi mi direte voi la vostra. Bene ragazzi, in conclusione vi devo dire che questo Axon ZTE 10 Pro mi ha stupito per facilità d'uso, reattività, lato fotografico, audio, display, insomma è un device completo e ha una batteria che è un mulo, che vi porta a 2 giorni di utilizzo con un utilizzo normale, con un utilizzo intenso arrivate anche a 1,5 giorni perché non va mai giù. L'esperienza utente e il menu è semplicissimo da utilizzare, non sto a farvi vedere tutte le funzioni perché è esperienza Android stock, avete visto le gesture, non scalda mai, ricarica wireless, audio stereo, non ha il LED di notifica ma c'è lo Always On persistente che non consuma praticamente nulla in standby, ve lo garantisco. Apriamo Real Racing e vediamo quanto ci mette uno e quanto ci mette l'altro. ZTE Axon 10 Pro OnePlus 7 liscio, via! È stato più veloce OnePlus 7, le avevo killate entrambe le app e le memorie UFS 3.0 si sono fatte sentire. Lo avviamo così vediamo.
Sentiamo l'audio, lo mettiamo al massimo. Insomma ragazzi, questo Axon 10 Pro è un device a tutti gli effetti top di gamma. Detto questo, io saluto i nostri siti partner: lo zio Bob, iscrivetevi anche al suo gruppo su Telegram, Max Recensioni, Phone Blog Italia, Passione Smartphone. Un abbraccio e un saluto a tutti da Pasqui, ci vediamo prestissimo nelle prossime live, nei prossimi video e nelle prossime recensioni. Continuate a seguirci e a supportarci. Grazie mille a tutti e un salutone. Ciao!